Diego e l'ottantesimo mangia come scrivi, può iniziare. Buonasera, ben arrivati, grazie. Se per tutta la serata ci sarà questo silenzio potrò anche non utilizzare il microfono, però insomma, però sarà consentito parlare, soprattutto bere e mangiare, e sarà fondamentale, insomma, altrimenti non vi avremmo chiamati. Ma non vi avremmo chiamati o non vi avremmo accettati, adesso io mi allargo, faccio anche il padrone di casa che non sono in realtà, se voi non foste amici di questa famiglia, una famiglia meravigliosa, riunita a tavola, poi allargata, stasera è pure allargata. Ben arrivato Gene Gnocchi, ben arrivato, ben arrivato. Ermanno Bionchi, ben arrivato. Andrea Ghiotti, ben arrivato. Ora due fratelli ai lati, il cugino al centro e alla mia destra mamma Adriana, ben arrivata. E c'è un componente in più questa sera, non si chiama Ghiotti, si chiama Piovani, ma fa parte a suo modo della famiglia, ben arrivato Franco Piovani. Allora, la serata sarà intensa, sarà godereccia, sarà piacevole, sarà ricca di spunti, di aneddoti, di battute sicuramente. Con loro sarà anche assolutamente imprevedibile, totalmente imprevedibile. Non c'è Charlie Gnocchi in arte, Carlo Ghiotti nella vita, non è con noi, si trova in questo momento in Sicilia, in una rassegna intitolata Mandorlo in fiore, è molto arrabbiato perché non potrà mangiare il culatello e il suo libro si chiama Cudi e Culatelli. Lo hanno avvisato un paio di giorni fa, doveva andare domenica. Antonio Ricci lo ha obbligato ad andare per Striscia prima, per cui se riuscirà, sta presentando in questo momento un evento, ci ha garantito un collegamento telefonico per salutarci, e quando ci chiamerà interromperemo e cercheremo di portare i suoi saluti sentendo la sua viva voce, naturalmente. E non abbiamo Antonio Ricci, ma abbiamo Claudio Ricci, che è quel signore là. Si chiama Ricci, non è importante, perché grazie a lui si deve bene, e tutta l'area deve bere altro. Grazie Claudio. Beviamo bene per le scelte che fa Claudio, ma berremo bene anche per la cantina che è partner della serata, Bellenda. I titolari di Bellenda sono con noi, ben arrivato a Luigi Cosmo di Bellenda, grazie Luigi. Presenteremo il corso della serata e presenterà, ci parlerà dell'azienda dopo che avremo bevuto i suoi vini, insomma, se resteremo in piedi, ma ce la faremo. E altri partner importanti con l'aperitivo Andrea Nizzi, lo chef padrone di casa, il vero padrone di casa, ha preparato qualcosa da abbinare a degli oli importanti, l'olio d'oliva si fa anche in provincia di Parma. Coppini, arte olearia, Francesco Coppini, dove sei? Benvenuto, grazie Francesco Coppini. E mangeremo culatello in omaggio ad uno dei libri della serata. Cudi e Culatelli è l'esordio letterario per quanto riguarda la narrativa. In realtà Charlie Gnocchi fece un libro anni fa dedicato alle radio, ma questo è il vero esordio come narratore. Gene di libri alle spalle ne ha parecchi, ma parleremo con lui dei due ultimi. Ah, ne sta già parlando, ne sta già parlando con Ermanno, eccolo. Stanno già parlando del genere dello sport e dell'invenzione del balcone, stanno inventando. Andrea Ghiotti è l'artista della serata e ha scelto un brano d'apertura. Prima di partire col culatello ti chiederò di spiegarci i motivi della tua scelta. È un brano dedicato all'intera famiglia Ghiotti, ci siamo quasi, grazie. Adesso arriva il culatello, grazie. Ecco, a proposito di culatello, saluto i titolari di Dalla Tana, di Roncole Verdi, Fabrizio e Filippo Dalla Tana, ben arrivati, grazie mille. Grazie. E apriremo le danze con due tipi, due culatelli di stagionatura differenti, 16 mesi e 25 mesi. E prima cedo, so che sarà difficile, siamo, va bene, insomma, sto già sfuggendo di mano, avevo detto, parlo senza microfono, ma non ce la si fa. Ora richiedo l'ultimo minuto di attenzione, siete meravigliosi, gentilissimi, grazie. Allora, vi presento Filippo e Fabrizio Dalla Tana, ma prima Andrea Ghiotti, prendi pure il microfono Andrea, ci parla del brano che
qualcuno ha ascoltato, qualcun altro no, ed è dedicato a tutta la famiglia. Il brano d'apertura scelto da Andrea Ghiozzi, oste, musicista, organizzatore di eventi e artista della serata. Ringrazio tutti per la partecipazione, saluto soprattutto tutti gli amici che sono intervenuti, perché mi fa piacere vedere delle persone di fidenza e non di fidenza. Sono contento che ci sia mia madre e mio fratello Eugenio e anche Ermanno, che comunque fa parte della nostra famiglia, anche Sandro, che è un ospite ben gradito. E ho scelto questo brano perché comunque è un brano che mi fa ricordare Eugenio e mia sorella Elena e comunque tutta la famiglia, perché noi siamo cresciuti con diverse sfumature culturali, la musica rock, i romanzi, il cinema, e quindi certi segni mi ricordano dei momenti. In questo caso una canzone legata appunto il gruppo musicale, o comunque la band rock, si chiamano Cheap Trick. Questa canzone mi fa venire in mente noi come famiglia unita, perché alla fine comprende musicalmente questa canzone tutte le sfaccettature che vengono fuori da noi. Basta, vi ringrazio tutti. Grazie Andrea Ghiozzi, grazie mille. Ora davvero un minuto per il Natale, poi partiranno le date, apriremo davvero la serata, assaggeremo il culatello. Filippo e Fabrizio, raggiungetemi al centro della sala, presentiamo i vostri culatelli che stanno per essere serviti. Grazie, a te il microfono. Grazie, buonasera a tutti. Siamo due fratelli che siamo piccoli produttori di culatello di Zibello, associato al consorzio di tutela. Produciamo culatelli da non tantissimi anni, in quanto non abbiamo una tradizione di famiglia. Ragioniamo un geometra che ha cominciato questa attività, già detto dal nonno, che era nocino negli anni passati. Allora, siamo curiosi di assaggiarli, le stagionature, il primo è 16 mesi, ok? 16 mesi e un 25 mesi. La stagionatura viene nella nostra azienda, a Roncole Verdi, e termina la stagionatura nelle antiche cantine, vicino proprio a fianco alla casa natale di Giuseppe Verdi. Va bene, grazie a Fabrizio e Filippo, dalla Cana, grazie mille. Ora arriva il fratello, e se dovesse arrivare Gianni Gnocchi al telefono in diretta dal vivo, squillerà la campanella. Grazie e buona serata. Grazie.